Buongiorno a tutti, sono Marco Labbate e partecipo all'iniziativa Ci vediamo da te del Centro Studi Sereno Regis. Siamo qua io, un'altra patria e un caffè. E ci saremmo dovuti vedere in questi giorni, però appunto non è stato possibile per l'emergenza e allora intanto ci salutiamo così via video. In questo video vi racconto un poco questo libro che ho scritto e a cui voglio molto bene. È una storia dell'obiezione di coscienza al servizio militare nell'Italia repubblicana. È una storia di grandi idealismi, contiene il sogno di un mondo senza guerre. E si basa su un assunto semplice: per non avere più guerre basta smettere di armarsi. Ma al tempo stesso, oltre che essere una storia di appunto idealismi, di movimento che via via si sviluppa nel nostro paese, è anche una fotografia del nostro paese e della lenta conquista di alcuni diritti civili. Pensate che negli anni 60, per esempio, questo video che io sto facendo sarebbe stato censurato, come accade per esempio al film Non uccidere di Autant Lara, che racconta la storia di un obiettore di coscienza. Ed è un libro che ho provato a costruire utilizzando tante fonti, incrociando tante fonti, dei movimenti, fondi personali, fondi della questura e della prefettura. E tra l'altro è stato assolutamente fondamentale anche il contributo dei documenti presenti nel Centro Studi Sereno Regis, nell'archivio del Centro Studi Sereno Regis. Spero di vedervi presto, dal vivo. Nel frattempo possiamo fare altro che rimanere a casa, attendere, sperare che questa emergenza finisca il prima possibile e avendo una responsabilità per i più fragili. Ecco, questo è importante, ma dirlo a chi partecipa all'iniziativa del Sereno Regis è quasi scontato, perché il Sereno Regis è stata sempre una scuola di aiuto ai più fragili, di sostegno alla giustizia, a valori di giustizia. Quindi a presto.